Siamo all'Istituto Fantoni di Clusone che tra pochi giorni inizia il suo programma di Open Day. Ci avviciniamo al primo appuntamento con una bella notizia che è arrivata proprio in questi giorni, ma lasciamo alla dirigente scolastica spiegare di cosa si tratta. Sì, grazie. La notizia è questo, insomma, bando al quale abbiamo partecipato, un bando nazionale, bando cinema per la scuola, e l'Istituto Fantoni ha ottenuto un finanziamento molto significativo che è nato da un lavoro di collaborazione attivato con i comuni. Ben 19 comuni del nostro ambito hanno sostenuto questo progetto e 5 associazioni del territorio. Quindi abbiamo costruito il progetto insieme a un partner scientifico esterno, l'abbiamo presentato, era un bando del Ministero della Cultura e Ministero dell'Istruzione, e quindi durante questo anno scolastico ci sarà questo lavoro che ha un interesse didattico per i nostri studenti, il target degli studenti e gli studenti delle classi quarte, e ci sarà anche un prodotto che verrà realizzato nel frattempo, quindi un lungometraggio che aiuterà tutti noi a godere, insomma, delle potenzialità del nostro territorio attraverso un racconto che si farà, una narrazione attraverso gli studenti del Fantoni. Andremo anche a conoscere e a far conoscere alle altre persone tutte le meraviglie del nostro territorio. Ha parlato di un partner scientifico, diciamo di che realtà si tratta e direi molto interessante anche dire come questo partner di Roma ha conosciuto l'Istituto Fantoni. Sì, esatto, si tratta dell'Associazione Culturale Cinemario, che è venuta a suo tempo a conoscenza della nostra scuola per il fatto che noi, nello scorso anno scolastico, quindi nel novembre 2021, per la classifica Eduscopio siamo risultati il miglior liceo scientifico d'Italia, oltre che il miglior liceo economico-sociale della provincia da 2 anni, e quindi questo ha avuto una cassa di risonanza importante che è andata ben oltre i nostri confini, e quindi eravamo stati contattati per un progetto. Poi c'è stata l'occasione di questo bando nazionale e quindi insieme abbiamo deciso di unire le forze, e come partner scientifici sono rimasti loro, l'Associazione Culturale Cinemario, tutto il sostegno delle associazioni del territorio e dei comuni e il nostro sostegno per portare avanti questo progetto, e siamo veramente molto contenti che sia stato accolto positivamente e quindi finanziato. Quindi nascerà un lungometraggio che racconterà il Fantoni, ma anche il territorio in cui è inserito. Sì, adesso in sintesi c'è un canovaccio narrativo che era stato proprio presentato in fase progettuale attraverso le vite di alcuni studenti di diversi territori della valle. Si narrerà un ipotetico anno scolastico insieme alle vite dei ragazzi e a quello che avviene nei paesi in cui loro vivono e come vivono la loro quotidianità di adolescenti nella nostra zona. Quindi avete partecipato a un bando pubblico, avete ottenuto un finanziamento che ammonta a... È molto significativo perché ammonta a 75.000 euro che verranno proprio utilizzati, e sono stati suddivisi. Questa cifra è stata suddivisa a monte per le attività didattiche, per le attività di ripresa, per le attività formative per i ragazzi e per la realizzazione poi del lungometraggio finale. Aspettiamo di vederlo, Sì, quindi. anche noi siamo molto contenti di questa nuova sfida del Fantoni. In tema di fondi, di risorse, sappiamo che questo periodo offre la grande opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e anche come scuola state lavorando in questo senso. Esattamente, anche il Fantoni sta lavorando in questa direzione. Abbiamo costituito un tavolo di lavoro al quale partecipano diversi docenti dell'istituto e abbiamo invitato anche gli studenti a questo tavolo per iniziare proprio a gettare le basi e a capire come noi Fantoni vogliamo cogliere questa opportunità economica significativa per crescere dal piano degli ambienti di apprendimento, ma anche dal piano come vogliamo che diventi la nostra scuola, come vogliamo che sia il vivere la scuola e costruire poi insieme un progetto che avrà un respiro sicuramente non solo a medio raggio, ma anche a lungo raggio.
Abbiamo iniziato parlando di Open Day e quindi spieghiamo come si è organizzata la scuola per questi appuntamenti, che non sono gli unici, nel senso non ci sono solo le porte aperte del Fantoni, ma anche il Fantoni che va nelle altre scuole a raccontarsi, a farsi conoscere. Sì, è così. La nostra commissione orientamento con la funzione strumentale che la professoressa Maria Lombardo ha lavorato in questi mesi per organizzare l'orientamento, sia accogliendo le famiglie all'interno del Fantoni, quindi ricordo rapidamente le date, 12 novembre, 10 dicembre, 14 gennaio, con prenotazione obbligatoria tramite il nostro sito. Il prossimo appuntamento di sabato 12 novembre è già full, abbiamo tutte le prenotazioni occupate, anche quello di dicembre è quasi al limite delle prenotazioni, qualche posto c'è ancora e ci sono alcuni posti a gennaio. Per ogni appuntamento abbiamo due turni di intervento e quindi apriamo le porte della nostra scuola alle famiglie e ai ragazzi che vorranno parteciparvi. Contemporaneamente i nostri professori andranno insieme ad alcuni studenti nelle scuole del territorio per presentarci agli studenti delle scuole e poi c'è il consueto appuntamento di apertura della scuola agli studenti che vorranno fare un'esperienza di scuola presso il Fantoni e gli studenti delle scuole medie con i cosiddetti microinserimenti, quindi ci sarà tutto un calendario ad hoc per accogliere per una mattinata i ragazzi che vorranno nel Fantoni, nelle classi del Fantoni e vivranno la vita della nostra scuola per una mattinata e per la nostra esperienza vediamo che è sempre un bel momento perché magari i ragazzi sicuramente possono avere dei dubbi o devono capire un po' meglio se la scuola che scelgono è quella giusta per loro e quindi cerchiamo di aiutarli anche in questa direzione. Come si svolge una giornata di Open Day? Dunque, l'Open Day si svolge, abbiamo scelto il sabato pomeriggio come giorno principe perché abbiamo visto che è quello più richiesto dalle famiglie. Ci sarà un primo turno di intervento e un secondo turno di intervento. Per ogni turno c'è un momento insieme nel nostro palazzetto, tutti insieme, con i miei saluti, l'introduzione a quello che è l'Istituto Fantoni e dopo questo primo breve momento di accoglienza si suddivideranno i 5 gruppi, uno per ogni indirizzo. Vi ricordo che noi all'Istituto Fantoni abbiamo 2 indirizzi liceali, quindi liceo scientifico, liceo delle scienze umane, indirizzo economico-sociale e 3 indirizzi tecnici, costruzione ambiente e territorio, amministrazione finanze e marketing e turismo. Quindi ognuno di questi indirizzi avrà la presenza di docenti dell'indirizzo, di studenti, ex studenti o persone che aiuteranno a presentare quella che è la nostra offerta formativa. Ci sarà largo spazio alle domande, al confronto e i gruppi non sono esageratamente numerosi perché secondo noi è molto importante poter ascoltare anche chi partecipa soprattutto per capire e andare incontro alle esigenze e ai dubbi, le richieste, qualsiasi necessità di chiarimento, noi ci saremo in queste date per chi vorrà. L'anno scorso al Fantoni è iniziata una sperimentazione che è quella del liceo a curvatura biomedica. Ricordiamo di cosa si tratta in sintesi e poi le chiedo anche come sta andando. È una possibilità che è offerta agli studenti del liceo scientifico. A partire dalla classe terza e per un triennio, quindi terza, quarta e quinta, c'è la possibilità di approfondire le materie di tipo scientifico, medico e biomedico, quindi tutto quello che afferisce a quest'ambito. E ovviamente il progetto è molto articolato ed è un progetto nazionale, una sperimentazione nazionale che noi siamo riusciti ad attivare grazie al preziosissimo sostegno dell'Ordine dei Medici, perché si lavora proprio insieme all'Ordine dei Medici. Ci sono delle ore di lezione aggiuntive, un'ora alla settimana, con una parte di lezioni gestita dai nostri docenti di scienze
e un'altra parte da medici dell'ordine. E quindi i ragazzi che l'anno scorso per primi, la terza dell'anno scorso che per prima ha seguito questo percorso, si è trovata a sviluppare durante l'intero anno delle competenze molto significative da questo punto di vista. Il bilancio è molto positivo, quindi il riscontro anche che abbiamo avuto dai docenti, dagli studenti, dai genitori, abbiamo fatto anche degli incontri a inizio anno con le famiglie, è assolutamente positivo. È impegnativo ma positivo, e quindi questo è importante perché vuol dire che i ragazzi sono motivati a proseguire. Quest'anno abbiamo ottenuto di nuovo la sperimentazione per le nostre terze attuali, quindi al momento abbiamo due gruppi classe, terza e quarta, che hanno avviato la sperimentazione. E nostro auspicio è poter, insieme con i professori di scienze, proseguire i nostri ragazzi e naturalmente proseguire con questa sperimentazione anche per gli anni futuri. Quali opportunità offre questa sperimentazione? Magari a quali studenti potrebbe interessare di più? Beh, noi abbiamo partecipato a questo bando proprio perché ci eravamo resi conto che tanti dei nostri studenti erano interessati a delle professioni che potevano afferire al settore scientifico, medico o biomedico. E quindi in questo caso questa curvatura, queste lezioni ad hoc servono e sono necessarie poi per prepararsi in questa direzione e potenziare quella che è un'offerta formativa presente, ma che viene sicuramente arricchita in modo molto significativo per gli studenti che sono interessati. Noi abbiamo due bei gruppi numerosi, sia delle attuali terze sia delle attuali quarte, che costituiscono un gruppo classe a sé proprio per il potenziamento biomedico. Un'altra sperimentazione che è partita questa da alcuni anni riguarda il corso CAT, quello che una volta era il corso per geometri, sperimentazione che prevede il diploma in 4 anni anziché in 5. Facciamo un bilancio di come sta andando e spieghiamo anche come funziona. Sì, si può fare già un primo bilancio perché a luglio abbiamo avuto proprio i primi studenti diplomati con il corso quadriennale, il primo corso quadriennale di questo indirizzo, quindi costruzione ambiente e territorio, si è concluso a luglio di quest'anno. E quindi da adesso possiamo davvero fare dei bilanci e così cercare sempre più di migliorare questa sperimentazione che, ripeto, permette in 4 anni di raggiungere il titolo del diploma, quindi con l'esame di stato finale, ricalibrando diversamente le ore durante la settimana scolastica e potenziando alcuni aspetti laboratoriali, di compresenza, e quindi una grandissima rispondenza. Abbiamo avuto tanti iscritti a questo corso anche quest'anno, e sono partite le due sezioni nel corso CAT, quindi costruzione ambiente e territorio. Speriamo davvero che sempre più anche questa sperimentazione si consolidi per diventare così una possibilità per gli studenti che vorranno frequentarla. Vorrei chiudere dando un po' la dimensione del mondo Fantoni, anche in termini di numeri, quanti studenti, insegnanti, quante persone ruotano in questo polo. Siamo in tanti perché abbiamo circa 700 studenti, poco meno, e quindi è davvero come fosse un paese. I nostri docenti sono anche lì all'incirca 85-90, poi abbiamo tutto il nostro personale ATA di segreteria e collaboratori scolastici e i tecnici, il personale tecnico, quindi sono tantissime persone che ruotano intorno a questo mondo, insieme ai genitori dei nostri studenti che ci sostengono sempre, il nostro comitato genitori preziosissimo, insieme ad associazioni, per esempio l'associazione Alumni Fantoni, che è nata lo scorso anno scolastico e ci sostiene tantissimo, insieme a tante altre realtà. Non vorrei dimenticare nessuno, in primis i comuni, ma davvero abbiamo avuto una crescita in questi anni significativa degli iscritti. Quest'anno
L'ho detto in altre occasioni, abbiamo avuto un aumento degli iscritti alle classi prime del 38% ed è un numero molto alto. Quindi siamo davvero contenti di questa fiducia che noi vogliamo ricambiare con grande senso di responsabilità e speriamo davvero insieme di portare avanti il nostro Istituto Fantoni nel migliore dei modi.